buongiorno a tutti, è lunedì e come tutti i lunedì benvenuti alla nostra puntata di Sewing the Kitchen. Oggi trovate me, non c'è né Ivan né Mariangela, quindi affrontiamo un argomento legato al content. In particolar modo andiamo a vedere come realizzare degli annunci AdWords nella ricerca, nel motore di ricerca, efficaci e pertinenti. La ricetta di oggi è il caffè. Come fare un buon caffè invitante? Sapete che noi napoletani, insomma, siamo un po' maniacali per quanto riguarda il caffè. Io, in primis, se il caffè non è eccellente, non lo prendo. E mi è stato insegnato di farlo in un particolar modo, di fare in un particolar modo la moka, in modo, insomma, che venga bello carico, forte, aromatico, quindi buono al punto giusto. Io riempio praticamente d'acqua il fondo della caffettiera fino alla valvola, metto il macinino e inserisco il caffè senza pressarlo eccessivamente, soltanto alla fine vado un po' a pressare per dare l'effetto di una montagnella, così mi diceva mio nonno quando mi ha insegnato. Avvito e metto praticamente sul fuoco e aspetto che salga il caffè e diffonda quindi l'aroma in tutta la casa. L'obiettivo di oggi è di vedere come andare a costruire un annuncio AdWords che sia efficace ed invitante o accattivante, proprio come una buona tazza di caffè. Sapete che recentemente Google ha cambiato le regole per quanto riguarda l'apparizione appunto degli annunci nel motore di ricerca. Difatti ha eliminato quelli che comparivano sulla destra, andandoli tutti a concentrare nella parte centrale della pagina del motore di ricerca. In particolar modo gli annunci AdWords compariranno o nella parte alta, in prima ed in seconda posizione, oppure dopo tutta la SERP di Google, nella parte più bassa e a seconda appunto del match, anche in questo caso possono apparire uno, due o tre annunci, come per sopra, uno, due o tre annunci, o anche quattro, a seconda del match e del peso, diciamo, della keyword e della ricercata. Detto questo, quindi abbiamo questo spazio. Superando, diciamo, tutte le avventure e le caratteristiche dello strumento, perché l'idea è di concentrarci sulla pertinenza dell'annuncio, ammettiamo che noi abbiamo vinto il match di AdWords, il nostro annuncio si è posizionato, ora il nostro annuncio, diciamo, che è visibile in prima posizione. A questo punto la partita aspetta a noi, perché quell'annuncio deve essere cliccato dal nostro utente e il nostro obiettivo è appunto far sì che l'utente clicchi proprio il nostro annuncio e non quello del nostro competitor o di altri. Come fare? Partiamo da una primissima regola. Siamo nella ricerca di Google, quindi l'utente è arrivato in questa pagina attraverso una ricerca, attraverso una query di ricerca. N ricerca, ha potuto cercare trapunte matrimoniali, ha potuto cercare telecamera Sony, ha potuto cercare fotocamera Sony e quant'altro. Quindi noi il primo obiettivo da avere bene a mente è quella di rispondere alla domanda dell'utente. L'annuncio di AdWords all'interno del pannello si costruisce in questo modo. Nel pannello di Google, di AdWords, la costruzione dell'annuncio appare così. Abbiamo un primo spazio in cui andiamo ad inserire il titolo con 25 caratteri a disposizione. Ritorniamo a quello che abbiamo detto prima, dobbiamo rispondere all'esigenza del cliente. Il cliente, la query del cliente in questo caso è quella di, mettiamo il caso, trapunte matrimoniali.
Quindi rispondiamo subito a quello che cercava il cliente con un titolo efficace e riportiamo la keyword del nostro prodotto all'interno del titolo, la quale può essere affiancata da tutte le varianti possibili che possiamo poi aggiungere anche in annunci diversi. Quindi, non so, tra punte matrimoniali in offerta, oppure tra punte matrimoniali online, shop tra punte matrimoniali, tutte le possibili varianti con le quali la keyword si può costruire. Secondo obiettivo, seconda regola che dobbiamo insomma porci per costruire il nostro annuncio è quella di andare a dare una descrizione impattante all'utente di quello che gli stiamo offrendo. Titolo, ok, ci interessa. L'occhio andrà a cadere su quello che gli stiamo offrendo. Quindi il secondo spazio, che prevede 35 caratteri, e più il terzo spazio con altri 35 caratteri, quindi abbiamo a disposizione un totale di 70 caratteri, che sembrano pochissimi, ci manca il fiato, come faccio a dire tutto quello che devo dire per presentare il prodotto in 70 caratteri? Fermi, l'utente va veloce, a colpo d'occhio leggerà in rapide battute quello che gli interessa. La bravura sta nel dargli proprio l'informazione giusta, al momento giusto, al cliente giusto. Sfruttiamo questi 70 caratteri che sembrano pochi, ma in realtà sono sufficienti perché dobbiamo essere chiari, precisi e concisi. Primo spazio, dedichiamolo alla descrizione informativa anche del servizio o prodotto che stiamo vendendo. Secondo spazio, dedichiamolo invece al benefit che stiamo offrendo. Perché deve scegliere noi e non il nostro competitor? Che cosa gli offriamo di più? E questo è lo spazio in cui possiamo praticamente indicare lo sconto, una percentuale di sconto, possiamo indicare una spedizione gratuita. E in ultimo ricordiamoci di invitare l'utente, dopo che lo abbiamo informato, dopo che gli abbiamo detto cosa gli offriamo, ad agire. Quindi ricordate che AdWords non accetta il clicca qui, quindi utilizzate delle strade alternative. Entra ora, visita lo shop, acquista, eccetera, eccetera. Se vogliamo ottimizzare e rendere il nostro annuncio ancora più performante, possiamo utilizzare, io li adoro tantissimo, le estensioni di AdWords e in particolar modo i cosiddetti callout. Abbiamo a disposizione altri 25 caratteri che vanno a completare l'informazione dell'annuncio e sono subito evidenti all'utente laddove, anche in questo caso, diciamo il match e compariamo, perché li troviamo qui. Quindi possiamo sfruttarne, ne compariranno un massimo di 3 o 4 se non erro, possiamo sfruttare questi 25 caratteri per dare un'ulteriore informazione. Quindi se la spedizione non l'abbiamo detta perché avevamo più elementi, la diciamo ora. O se vendiamo un servizio, diciamo di essere esperti in questo servizio, se abbiamo il reso gratuito, tutto quello che può essere efficace per l'utente. Questi sono i miei consigli per un annuncio efficace. Grazie per avermi ascoltato, seguiteci sul canale YouTube, per domande o per interazioni mi trovate sui canali social, Twitter e Facebook. Arrivederci alla prossima puntata.